Questo protocollo d'impresa è un protocollo interessante perché forse è la prima volta che in terra di Sicilia viene chiamato un imprenditore privato a partecipare con la pubblica amministrazione per gestire un bene che sino ad oggi era gestione riservata esclusivamente alla pubblica amministrazione. Siccome oggi la pubblica amministrazione si accorge che forse non può gestire questi beni da sola, chiede l'intervento dell'imprenditore per tenere in manutenzione e aperti questi beni che naturalmente sono un'attrattiva di carattere internazionale per il mondo intero. Quando nel partenariato pubblico-privato il privato ha le capacità di gestire, le gestioni funzionano meglio, non si va in corsa a fallimenti e gli investimenti che vengono fatti sono degli investimenti che hanno una produttività nel medio-lungo termine e non si fermano a interventi di breve periodo. Questo accordo di oggi risponde a quelli che sono gli obiettivi del Parco, che è un nuovo sistema di relazioni con il territorio, sia con le istituzioni pubbliche, ma soprattutto con le istituzioni e i gruppi privati. Siamo in questo caso a realizzare un protocollo con la nuova società che ha acquistato il nuovo villaggio di Punta Spalmatore di Ustica, dove noi abbiamo un sito afferente che è composto dai Faraglioni di Ustica, che è un villaggio preistorico datato di 3.000 anni fa, più il Museo Padre Seminara, dove vi è la più, diciamo, straordinaria collezione di reperti rinvenuti nell'ultimo secolo ad Ustica. Gli obiettivi sono comuni, il nostro riferimento è naturalmente la Costituzione italiana, fatta propria poi dalla legge 80 del 77 della Regione Siciliana, in cui si parla dell'uso sociale dei beni culturali. I beni culturali devono aprire i loro portoni, le loro porte al mondo e quindi alla nostra popolazione, che ha una necessità importante di frequentare questi luoghi. Quindi un ragionamento va sviluppato a favore di tutte le fasce della popolazione e delle istituzioni. Questi sono gli obiettivi che ci dà il Dipartimento dei Beni Culturali e queste sono le volontà espresse dal nostro assessore Scarpinato. Insomma, stiamo operando all'interno dei canoni normativi, quindi istituzionali della nostra Repubblica, nonché di quella della Regione Siciliana.